reason. Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Una giornata importante per la città di Cerignola, una giornata di sport, una giornata di integrazione. Rispondiamo con questa foto di Cerignola a quelle che sono state le vicissitudini delle ultime settimane che hanno sporcato il nome della nostra città. Cerignola è soprattutto questa, Cerignola è una città di accoglienza, una città di integrazione. Questa due giorni è solo l'inizio per quanto riguarda il tennis tavolo di Cerignola, anche perché, così come ha detto il sindaco nella conferenza stampa, l'ambizione è quella di ospitare i campionati assoluti nella città di Cerignola e io sono convinto che riusciremo a far questo. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Siete i benvenuti a Cerignola, grazie per essere venuti qui. Avrete sentito parlare male di Cerignola negli ultimi giorni. Abbiamo avuto a che fare con degli scarafaggi vigliacchi che di notte hanno disturbato la vita tranquilla, serena, le attività commerciali avviate in questa città. Io vorrei dirvi, dimenticate quello che avete letto e che avete ascoltato, perché il volto di Cerignola, quello vero, quello autentico, è quello che voi state conoscendo oggi, è il volto dell'accoglienza, è il volto delle persone per bene, è il volto della gente comune che ha piacere di ospitarvi qui con noi. Questa è la Cerignola che io vi chiedo di voler portare come immagine alle vostre case, nei vostri comuni, nelle vostre città all'esito di questi due giorni. E mi raccomando, parlate bene del mio paese. E come si combatte la criminalità? Potremmo stendere il filo spinato, potremmo minare le strade della città, potremmo schierare i carri armati, che dite? Spariamo a vista a chiunque si muova dopo una certa ora della sera? La criminalità si combatte, per esempio, con lo sport. Perché, come ripeto spesso, io non ho mai visto un ragazzo lasciare il borsone della palestra dopo essersi allenato e uscire per andare a fare una rapina, uscire per andare a commettere un atto di violenza. Lo sport. E allora, grazie per i complimenti a questa struttura, la pensiamo diversamente. Non mi piace, o perlomeno non mi piace sia da sola, io ne voglio altri due di palazzetti e faremo, è già pronto il pala Cicogna qui su via Tirassegno, una tenso struttura molto bella che inaugureremo presto e immagino nel prossimo mese cominceremo i lavori per il pala Tatarella qui all'imbocco all'incrocio per chi proviene dalla statale 16 bis dalla parte di Bari. Avremo il nostro palazzetto più importante con 1000 posti e il palazzetto più importante della città, che deve essere affiancato da questo e da quello che abbiamo appena realizzato. Sono rammaricato perché non sono presente a questa manifestazione poiché sono fuori sede, però sono a Cerignola con il cuore, quindi vi invito anche domani a affollare il Pala di Leo per la tappa di ping pong di tennis da tavola regionale. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are?
dreaming about being a big star. È stata fatta una domanda alla città di Cerignola per vedere la sensibilità dell'amministrazione e comunque organizzativa di questa città, e la risposta è stata questa. La risposta è stata: tutti questi ragazzi che partecipano a questo evento, che ci rendono felici di poter fare qualche cosa per il mondo paralimpico e che ci dà la spinta per poter fare sempre meglio anche in futuro. Buongiorno, è un grande motivo di orgoglio oggi essere qui al Palazzetto dello Sport. Come presidente dell'associazione, la vicepresidente Pina Magnifico, siamo davvero contenti perché il territorio ha risposto bene, ha risposto alla grande, le associazioni si stanno impegnando, si stanno divertendo, e questa è la strada che tutte le associazioni sportive devono percorrere e devono intraprendere, perché la disabilità non deve essere una tematica a noi sportivi distante, ma dobbiamo anche, tramite l'ausilio di tutte le federazioni, riuscire all'interno delle nostre associazioni a portare molti disabili e cercare di fare in modo che essi si divertano e riusciamo tutti quanti assieme a sviluppare questa tematica che, ripeto, è importante. Ringrazio l'amministrazione comunale per il supporto, ringrazio tutti i miei collaboratori dell'associazione che tanto si sono impegnati affinché tutto riuscisse alla grande, e siamo contenti e orgogliosi. Abbiamo chiesto all'amministrazione di dare più attenzione allo sport, ai ragazzi, ai disabili, ma un po' a tutti. E la risposta è positiva. Abbiamo strappato all'amministrazione comunale, in particolar modo al sindaco Metta, una promessa: cercare di coordinare tutte le associazioni sportive presenti sul territorio con un incontro fattivo tra di noi, una presentazione di una sinergia dello sport più piccolo allo sport più grande, perché il piccolo attira il grande e il grande attira il piccolo, una sinergia proprio fra le associazioni, in particolar modo quando si prospettano questi eventi così sportivi rivolti alla disabilità, quindi piccole minoranze di disabilità in tutti i settori e quindi in tutti gli sport, una sinergia per il prossimo evento che coinvolge non solo il tennis tavolo ma tutti gli sport con la disabilità. They say you're basic, they say you're easy, you're always riding in the backseat, now I'm smiling from the stage.